Allora, adesso vado a spiegare come caricare un file su Dropbox, quindi il nostro disco virtuale. Scrivo dropbox.com nel browser, che può essere qualsiasi browser, Mozilla, Firefox o quello che mi pare, anche un tablet, PC, un qualsiasi cosa. Box, magari scritto giusto per non sbagliare. Dov'è qua? Eccolo qui. Vai. Eccolo qui. Ecco, il mio è già entrato purtroppo perché è entrato, perché se l'ha ricordato. Appena si apre questa immagine, posso andare al login. Nel login scrivo il mio nome e la mia mail e scrivo la mia mail e la mia password. Perfetto, fatto, login. No, non voglio ricordarla perché sennò voi andate a caricare le cose mie. Ecco qui il mio disco fisso, i documenti, che è una cartella privata, le foto, è una cartella privata, e la cartella pubblica. Apro la cartella pubblica. Già su questa cartella, vedete, c'è una cioccolata mappa, una cartella che è la terza C, la mia classe, perché ho mandato a casa della terza C delle cose. Questo è un video che ho condiviso con i ragazzi della mia classe. E questo qui che non mi ricordo che cos'è. Ah, è una visita a una scuola superiore e ho condiviso con la scuola superiore. Già si vede che come monto sopra al file con la mano, sì, con il mouse, si apre una freccina. Questa freccina mi dà delle opzioni, che sono guardarlo in preview, cioè in anteprima, scaricare il file, ecco, vedete, copiare il pubblico link. Se io cliccare il pubblico link, per esempio sulla mappa fatta come esempio, io vado qui e clicco, copio il pubblico link, ecco qua, copy to clipboard, significa lo metto nella RAM, nella memoria. Se io copio questo qui, che adesso mi dice è copiato, vedete, colleghi, e faccio una posta elettronica a voi dicendovi: questo è il link che potete aprire. Voi, nella vostra posta, potrete accedere a questo. Anzi, lo faccio immediatamente. Così voi vi faccio andare, accedo con la mia mail. Ecco, ho scritto giusto? Perfetto. Metto la mia password. Entro in Gmail, gli dico di non ricordarla e a Gmail faccio una mail a tutti voi. Faccio una mail, scrivo una mail e incolla. No, me l'ha incollata nel posto sbagliato. Semplice, la metto qua. Ctrl V, Ctrl V. Bene. Oggetto, mappa. Scrivo mappa, cioccolata. Cioccolata. E posso mettere naturalmente un piccolo commento, per esempio, scarica la mappa e verifica i collegamenti, punto. Poi dopo anche un augurio di cortesia, buon lavoro, fusillo. Perfetto. Adesso lo mando alla signora, mi dica la mail che me la sono dimenticata. Una, sì. Fai uso? No, aspetti, Rita Dolores, Rita. punto valigio, chiocciola, istruzione.it. Anzi, siccome qua dovrei avere ancora i file, strepitoso, c'è ancora i file, ve lo mando a tutti. Per cui adesso voi avrete in posta tutti
tutti quanti un file che corrisponde a, eccoli, adesso io vi mando questo file e voi nella vostra posta avrete la possibilità di scaricare quel file che io in Dropbox avevo qua, avevo caricato. Per caricare il file, mi ripeto, è semplice, basta andare sulla scelta upload e scegliere da questa finestra choose file il file da prendere. Se clicco lì choose, mi si apre il desktop e vado a eccola qui, vi mando non la cioccolata che ce l'ho già, magari un altro file. Niente, vi rimando la cioccolata perché è il file più piccolo che c'è. Quando dico apri, io devo dare l'ok, quindi dico start upload. Cliccando start upload, il computer inizia l'upload, cioè il caricamento, e non è disponibile immediatamente. Dice che fra un secondo lo sarà. Perfetto, adesso io la cioccolata ce l'ho già sul disco virtuale. E naturalmente mi posso copiare il link e rispararvelo a voi, perché priglio scrivo un'altra mail, ci copio il link e alla fine del link ci scrivo buono studio, perché a casa ve lo stamperete e ci proverete a farvi una mappa uguale a questa. E adesso, come prima, mi copio gli indirizzi, li metto sul mio cliente di posta, dovrebbero essere arrivati, e adesso sotto scrivo che disperazione l'informatica e didattica innovativa. Ve lo sparo e voi mi sparerete nella schiena perché troverete questa cosa piuttosto complicata. A questo punto chiudo il video perché credo di aver spiegato tutto quello che serviva per la spiegazione. Ecco, vi ringrazio e buon ascolto.